Non siamo soli. No. Seguaci di Ranrok. Da quel che vedo sono circa una dozzina, forse di più. Non possiamo materializzarci dopo di loro nella torre. Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Si sono accampati poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci! Beh, la situazione non è ideale. Già, da questa parte. E suggerisco di usare un incantesimo di disillusione. Meglio passare inosservati. Forza, veloce! Resta nascosto e lancia Petrificus Totalus. Petrificus Totalus! Ben fatto! Portatemi! Deve esserci qualcosa qui, l'ha detto Ranrok. Deve esserci qualcosa qui, l'ha detto Ranrok. Petrificus Totalus. Pattugliare quest'area è una perdita di tempo. Deve esserci qualcosa qui. Riuscire a entrarci in un carrello? Revelio! Revelio! Ordini. Provengono direttamente da Ranrok. Secondo questi ordini, cercano qualcosa che abbia a che fare con dei nomi. Ma che nomi? E perché qui? Verserò il tuo sangue. Su, fatti sotto. Comprendo. Ah!
stirpe dei maghi, ma qui la situazione mi sembra diversa. Lieto sia finita. Meglio entrare. Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. Non si apre. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Revelio! Chissà chi è. Con abiti del genere potrebbe essere chiunque. Queste scope saranno incantate da secoli. Non ho mai visto un incantesimo tanto duraturo. Ti do il benvenuto alla torre di San Bakar. Salve, professore. Ha per caso detto torre di San Bakar? Sì, il professor Bakar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Una riserva di magia antica, di sotto, vicino all'ingresso. Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Revelio!
essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Revelio! Non sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Queste hanno un'aria familiare.
adesso! Quella piattaforma potrebbe portarmi dove devo andare. Immagino di dover cercare delle tracce di magia antica. Ma dove? Dopo quell'esplosione di magia, forse sarà meglio esaminare le cose da entrambe le parti dell'arcata. Altre statue. Expelliarmus! Facili. Devo esplorare quest'arcata da entrambe le parti. Faccio! Whoa.
Asso! Chissà che cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Devo scoprire come cambia la stanza quando entro ed esco dall'arcata. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Non mi abituerò mai a questi pavimenti.
Accio! Vediamo che cosa è cambiato da entrambe le parti di questa arcata. Le cose sono molto diverse a seconda della parte dell'arcata in cui mi trovo. Chissà come mai. Questa storia non mi piace. Expediamoci! Expediamoci!
Che sollievo. Un altro pensatoio. Tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità. Ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. A lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganach. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Chi abbiamo qui?
Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor Rookwood. L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot, con il professor Rackham. Esatto. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì. E ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei Goblin. I Goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai Goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei Goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare... Lo studio. Certo, signore. Prima che tu vada... Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò.